Ve lo avevo anticipato ieri, ragazzi, nel video delle bombe di calciomercato sul secondo canale YouTube. Perché fino a qualche giorno fa si diceva che a prescindere dal rinnovo o meno di contratto, Insigne sarebbe comunque rimasto a Napoli per tutta la prossima stagione. E io proprio ieri, prima, ovviamente di ieri sera, quando Di Marzio ha lanciato la bomba, ve l'avevo detto, ho detto: guardate che stanno cambiando le cose. C'è stato un altro incontro interlocutorio tra l'agente di Insigne e il Napoli, non Aurelio De Laurentiis, e questo comunque lo dobbiamo precisare. E ragazzi miei, non si arriva minimamente ad un accordo. Ed è lì che ieri sera Gianluca Di Marzio ha lanciato una bomba che ha destabilizzato un po' sia l'ambiente Napoli, ma sia anche l'ambiente Inter, perché si sta parlando di Lorenzo Insigne all'Inter. Sin da subito, e detto questo, vi devo salutare immediatamente perché ho tantissime cose da dirvi. Ma se lascerete una marea di mi piace, vi porterò anche il parere del buon Fabio. Quindi dipende tutto da voi. Ciao e bella a tutti da me. Iscrivetevi e attivate la campanella. C'è anche un secondo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo, e un terzo canale YouTube non di calcio dove sono tornato attivo. Trovate tutto in descrizione o semplicemente cliccando qui. E se volete restare sempre aggiornati sulla vostra squadra del cuore, sul calciomercato e sul mondo del calcio, vi consiglio di passare sul link in descrizione e di scaricare OneFootball. Ragazzi, troverete veramente di tutto. Se siete degli amanti del calcio, non dovete lasciarvi scappare l'occasione, scusatemi, di scaricarla in maniera completamente gratuita. Link in descrizione. Lorenzo Insigne all'Inter è l'ultima idea di mercato dei nerazzurri che da qualche giorno, regalo dice Di Marzio, non lo dice Scureggia Sport o il Corriere dello Sgrottino, cioè stiamo parlando di una fonte particolarmente attendibile. Stanno pensando al capitano del Napoli, ovviamente Beppe Marotta, per rafforzare il reparto avanzato. Ma vi do anche delle novità, ragazzi miei, perché rispetto a ieri sera ci sono stati dei risvolti anche abbastanza importanti e c'è chi dice che in poco tempo si potrebbe arrivare ad una conclusione definitiva, cioè potrebbe concretizzarsi Insigne all'Inter, o può essere pure che Aurelio De Laurentiis, a quel punto, visto l'interesse di un'altra squadra, decide di. È nata questa operazione del mercato dallo stallo nel dialogo tra Insigne e i campani per il rinnovo di contratto. La trattativa non decolla, non c'è verso. Lo ripeto, lo dice Di Marzio, e l'incontro che c'è stato in giornata tra l'agente del giocatore e la dirigenza del Napoli non ha portato ad alcun passo in avanti, né ad offerte concrete. In questo spiraglio vuole inserirsi l'Inter. Qualche contatto già c'è stato per capire la fattibilità dell'operazione. Solo nei prossimi giorni si capirà se l'idea di Insigne all'Inter può prendere corpo. Il Napoli, infatti, si trova di fronte a un bivio. Insigne, in caso di mancato rinnovo, sarebbe libero di firmare a gennaio a zero con qualsiasi club. Per questo motivo il presidente De Laurentiis potrebbe aprire alla cessione monetizzando dalla vendita del giocatore. L'operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di euro. Resta poi da capire l'eventuale contratto di Insigne con l'Inter, visto che il giocatore attualmente guadagna circa 5 milioni di euro più bonus. E qui arriva l'indiscrezione, ragazzi miei, di questa mattina, ma ci arriviamo con calma. C'è un gatto che mi cammina praticamente sul cornicione. Va benissimo. Siete pronti, ragazzi? Perché, ripeto, per chi non lo sapesse, fino a qualche giorno fa si diceva che Insigne, a prescindere, sarebbe rimasto. E che avrebbe potuto fare, diciamo, un po' alla Messi, no? Come ha fatto Messi col Barcellona. Nonostante la scadenza del contratto, addirittura Messi proprio era arrivato a fine giugno, è rimasto svincolato e ha provato ad accordarsi con il Barcellona per venire incontro alle esigenze del club. Si diceva che Insigne avrebbe potuto fare una cosa simile per la prossima stagione, no? Per vedere magari se a livello economico, con il passare della crisi, con il passare di un altro anno, ci sarebbero stati i presupposti economici per continuare questo matrimonio. E invece adesso sta circolando tutt'altro. Io, ragazzi, vi devo leggere quelle che sono le cifre che stanno circolando, l'offerta che sembra l'Inter abbia fatto direttamente al Napoli, no? Per cercare di convincere sia la società sia il calciatore ad accettare sin da subito l'Inter stessa. Allora, avrebbe contattato il Napoli e va bene. Aspetta, eccolo qua. I nerazzurri avrebbero offerto al Napoli circa 15 milioni di euro, che dice: ma come 25? Apro un'altra piccola parentesi, dice: ma solo 25? Insigne potenzialmente può valere 45-50? Assolutamente sì, ma c'è il contratto in scadenza, ragazzi. Quindi capite bene.
15 milioni di euro cash e cartellino di Alexis Sanchez al Napoli per convincere Giuntoli, mentre per Insigne ha un contratto, sentitemi bene, quadriennale da 6 milioni di euro, quello che lui chiede, perché lui attualmente guadagna 5 a Napoli e ne chiede 6. Ma De Laurentiis dovete sapere che gli ha offerto un rinnovo a 3,5. Per la situazione di crisi, De Laurentiis vuole abbassare le pretese un po' di tutti i calciatori per cercare di sistemare i conti, e non gliene va fatta neanche una colpa, secondo me, ragazzi miei, perché il periodo di crisi lo stanno passando tutti, e De Laurentiis è uno di quelli che viene definito pappone. Però una cosa c'è da dire, non gli piace andare in rosso coi conti, no? Non, vuole sempre tenere i conti sotto controllo a discapito di qualsiasi situazione. Questa situazione di crisi ha portato anche a questo, perché probabilmente non ci fosse stato il Covid, ragazzi, io sono quasi convinto che il modo per rinnovare subito Insigne senza tergiversare lo avrebbero trovato. Questa distanza si è creata proprio per il periodo economico di crisi che il calcio sta attraversando. Non, può essere pure sarebbe successo uguale, è un mio puro e semplice parere personale, però ho dovuto per forza di cose esprimervelo. Quindi contratto quadriennale da 6 milioni di euro, arricchito dai diritti d'immagine, che ovviamente, vi ricordo, al Napoli gestisce la società. Diritti d'immagine sono soldi. Ecco, Insigne, ovviamente, ragazzi miei, di fronte ad un'offerta del genere potrebbe anche decidere, è l'offerta che cerca, ovviamente dovrebbe cambiare squadra. Il Napoli però ha fissato il prezzo, non 25 come dice Di Marzio, ma 30 milioni di euro e permettetemi di dire per un giocatore in scadenza sono veramente troppi soldi. Cifra che ha spaventato l'Inter visto che il contratto di Insigne è in scadenza ovviamente. Lo stipendio del cileno, quindi di Alexis Sanchez che potrebbe rientrare nello scambio, è di 7 milioni e rappresenta ovviamente un ostacolo pazzesco per il monte ingaggi dei partenopei che dice ma come non ne do totta Insigne e vado a da Sanchez, ma state scherzando, ma vi scureggia il cervello? Quindi capite bene che la situazione insomma così com'è non è di facile risoluzione. Ma Marotta, furbo, non demorde e avrebbe già un piano B. Prenderlo a parametro zero per la prossima stagione ed accordarsi con lui a gennaio, offrendo anziché soldi al Napoli perché va in scadenza 7 milioni alla firma per Insigne stesso. Quindi per assicurarselo prima degli altri, già gli ha fatto pervenire questa offerta con le stesse proposte di contratto. Quindi a 6 milioni di euro un quadriennale diritti d'immagine direttamente per il calciatore. L'offerta, ragazzi, potrebbe far vacillare Aurelio De Laurentiis, ma ripeto, se ci metti di mezzo Alexis Sanchez, stipendio 7 milioni di euro, non è una cosa fattibile. Però se l'Inter, secondo me, arriva a offrire 25 anziché 15, chi lo sa che De Laurentiis potrebbe clamorosamente accettare e, ragazzi, ci perderebbe veramente tanto. Poi magari ne riparliamo in un video dedicato qualora dovesse concretizzarsi e andiamo ad analizzare più nel dettaglio dal punto di vista tattico, tecnico, quello che può dare Insigne all'Inter, no? C'è chi dice: ma che va a fare Insigne all'Inter? Che questi giocano col 3-5-2. Ragazzi, a parte possono. Vabbè, Inzaghi non è il tipo, però potrebbero fare un 3-4-3, potrebbero fare un 3-4-1-2 con Insigne dietro le due punte. Potrebbe pure giocare il 3-5-2, ragazzi, come seconda punta. Alla Lautaro, ma dice: ma c'hanno Lautaro Martinez? E chi vuol dice che se non pigliano Insigne, magari là davanti, se alternano Dzeko e Lautaro Martinez, gli mette Insigne a ridosso? Non lo possiamo sapere. Vabbè, comunque, ne riparleremo. Sappiate che la trattativa c'è e che stanno cercando di sistemare la situazione. Non posso escludere, ovviamente, che alla fine De Laurentiis si convinca in qualche modo, non lo so, riesca a far quadrare i conti per far restare Insigne a Napoli. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, per tutte le iscrizioni, contenuti consigliati. Sta succede un macello, sembrava un calciomercato fermo, completamente congelato negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, tutto quello che non abbiamo visto in una fase sta avvenendo tutto adesso anche con gli interessi. Ecco, dai, ne riparleremo sicuramente. Ciao.